Ciao a tutti e ben ritornati in un nuovo video di Parassiti a Cattoni. In questo video vi continuo a parlare di quello che sta succedendo nell'ambito di GTA 5 online. Negli ultimi giorni abbiamo avuto diverse sorprese, diversi post in cui si parlava di quello di quando uscirà il prossimo DLC, di quello che avremo, dei regali che riceveremo e il noto Modern Fantôme addirittura mi ha sbalordito insieme a me migliaia di persone. Praticamente sono uscito fuori con dei codici GTA 5. Fra un po' vi farò vedere lo screen. In questi codici praticamente vennero racchiuso tutto quello che verrà rilasciato nelle prossime settimane dalla Rockstar. Questo è lo screen che ha postato il noto modder. Per quelli come me che sembra cinese il noto modder ha postato anche in dettaglio quello che accadrà nelle prossime settimane su GTA Online. Qui vi farò vedere un altro screen, questo per i comuni mortali come me e come voi che ci seguono, e adesso andremo ad analizzare gli aggiornamenti uno per uno. Incominciamo con il primo screenshot, e il primo screenshot praticamente è quello che già sappiamo. Praticamente ci regaleranno 100.000 dollari in GTA, dollari di GTA, scusate, e il costume integrale reticolato rosa. Questi qua sono già stati ufficialmente dichiarati dalla Rockstar, li potete trovare nel newswire oppure ne abbiamo anche trattato in un video di un paio di giorni fa che ho portato. Andiamo al prossimo screen. E in questo prossimo screen vi farò vedere cosa il modder ci mostra. Questo dovremmo ricevere tutto questo il 17 di luglio. Quindi il giorno dell'aggiornamento. Quindi guardate quante cose in più riceveremo. Praticamente riceveremo 350.000 dollari di GTA, una Maisonette Los Santos, sarebbe una t-shirt, 40% sul mule custom, 40% sul pounder custom, poi un'esclusiva livrea For Queen and Country, scusate le pronunce in inglese, so proprio a piedi, per la Swinger. Invece per la Speedo Custom, la Mule Custom e la Pound Custom avremo due livree, Pink e Cream Camo e 69 Multicolor. Purtroppo per la per la Mule Custom, scusate, la Pound Custom non ci sono screen delle auto, ma sono due camion che si trovano già su GTA. Però siccome che questi qua sono custom, queste auto saranno nuove, mentre per la Swinger custom abbiamo una foto che vi mostrerò fra qualche istante. Questa sarebbe la Swinger che dovrebbe uscire col prossimo DLC. Quindi ripeto, questo ci porta a dire che siamo più che sicuri che, secondo il modder, al 100% il giorno 17 di luglio uscirà il DLC. Andiamo avanti con quello che succederà fra, diciamo, 2 settimane, quella ancora successiva, cosa la Rockstar ci regalerà. E questo è quello che ci dovrebbe regalare Rockstar la settimana dopo il DLC. Altri 100.000 dollari di GTA, una t-shirt Galaxy, una livrea esclusiva On Enhanced per Enus Stanford, altre due livree Pink Green Camon e 69 Multicolor per il Mammut Patriot Stretch. Qui, per chi è stato abbastanza attento, abbiamo altri due nuovi veicoli su GTA. Quindi uno, l'Enus purtroppo non ci sono foto, mentre per il Stretch, Patriot Stretch, abbiamo
delle foto. Vi ricordo che una versione di Patriot già si trova su GTA 5 online, mentre quella nuova che uscirà sarà tipo limousine. Fra qualche secondo avrete le screen, eccolo, praticamente sarebbe una versione della Patriot formata limousine. In questo momento ne abbiamo una sola, quella che conoscete, quella grande e quella allungata, che si trova, che si può comprare anche sul Sant'Andreas. Quindi un'altra limousine a me sinceramente non mi dispiace. Quindi, come vedete, è un DLC abbastanza carino, grande, e andiamo avanti con il prossimo screen. Questo è l'ultimo skin che chiude anche il DLC. Riceveremo altri $100,000, una t-shirt tecnologia, poi avremo in regalo il Night Shark e gli Übermacht Revolver. In più avremo anche per il Night Shark e la Revolver due livree. Le livree sono sempre le stesse, sono la Pink Camo e 69 Multicolor. Mi sa che tutto il tempo ho detto 69. Comunque raga, non ho voglia di rifare il video. Lasciamo stare, sono stanco. Quindi questo è il Night Shark, sono i due Night Shark e la Revolta, vi farò vedere. Quindi ragazzi, avremo oltre a $100,000 quasi altri 3 milioni, fra parentesi, sono in veicoli regalati da Rockstar, in più le livree. Quindi raga, per questo leak assurdo che ci ha portato il nostro modder grandissimo, non so, posso dirgli solo bravissimo, ci ha praticamente spoilerato tutto il mese di luglio, tutto quello che succederà nei prossimi giorni su GTA. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, spero, con l'italiano sto cominciando a imparare a parlare, scusate se sbaglio ancora qualche verbo, non sto imparando piano piano, le pronunce in inglese perdonatemi, perché inglese proprio zero assoluto, cioè non ne mastico proprio, non devo anche un po' informare logicamente. Ragazzi, vi ricordo inoltre che stiamo facendo un contest, stiamo regalando due account glitchati per GTA 5. Se dovessimo arrivare a 5.000 iscritti entro il DLC, quindi ci sono un'altra quasi 10-12 giorni, no? Se riusciremo ad arrivare a 5.000 iscritti, da 2 passeranno a 5 account regalati. Ragazzi, vi ricordo che se avete bisogno anche di account moddati, glitchati, ne abbiamo un altro paio. Inoltre raga, fatemi sapere la vostra nei commenti cosa ne pensate di questo video e di quello che sta succedendo su GTA. Ragazzi, un abbraccio enorme a tutti e ci sentiamo nel prossimo video. E fate i bravi, eh.